cari fedeli? Quanto accaduto ad Antonia Salzano è sorprendente. Antonia Salzano è la madre del venerato Carlo Acutis, il giovane la cui vita straordinaria e miracolosa ha catturato l'attenzione della Chiesa Cattolica e dei fedeli di tutto il mondo. Papa Francesco, giovedì 23 maggio 2024, ha annunciato che Carlo Acutis sarà canonizzato. Ma ora parliamo di Antonia, ancora scossa, ma con il cuore colmo di speranza, che ha finalmente deciso di condividere con il mondo le sue straordinarie esperienze spirituali, vissute attraverso una serie di sogni rivelatori in cui le sono apparsi suo figlio e altri santi. Questi sogni sono davvero incredibili e sconvolgenti. Non solo hanno confermato la santità di suo figlio, ma hanno anche offerto conforto e guida spirituale a una madre affranta dalla perdita, ma salda nella sua fede. Prima di cominciare, scrivi una richiesta di intercessione al giovane San Carlo Acutis nei commenti del video, aggiungendo anche Amen. Prenditi qualche secondo per chiedere aiuto per qualcosa di davvero importante e significativo. Bene, torniamo a noi. Era la notte tra il 3 e il 4 ottobre quando Carlo iniziò a sentirsi male. Le sue delicate condizioni di salute costrinsero Antonia Salzano a vegliare su di lui per molte notti consecutive, ansiosa per il benessere del suo amato figlio. Durante una di quelle notti insonni, Antonia ebbe un sogno che si sarebbe rivelato premonitore. Nel sogno si trovava all'interno di una chiesa, accompagnata da San Francesco d'Assisi, il santo ammirato e amato da Carlo. La scena era avvolta da un'atmosfera di sacralità e pace. San Francesco, con gesto solenne, indicò il volto di Carlo che appariva imponente sul soffitto della chiesa. Con voce calma e rassicurante, il santo rivelò ad Antonia che suo figlio avrebbe avuto un ruolo molto importante all'interno della chiesa. Al risveglio, Antonia rimase profondamente toccata e inizialmente interpretò la visione come un segno che Carlo avrebbe intrapreso il cammino del sacerdozio, un percorso che il giovane aveva espresso molte volte il desiderio di seguire. Carlo, infatti, aveva mostrato una profonda aspirazione a dedicare la sua vita a Dio, e il sogno sembrava confermare questa aspirazione. Tuttavia, il significato del sogno era molto più profondo di quanto Antonia potesse immaginare in quel momento. La notte seguente, mentre vegliava di nuovo accanto a suo figlio malato, Antonia ebbe una seconda rivelazione. In uno stato di dormiveglia, sentì chiaramente una voce che le annunciava: «Carlo sta per morire». Inizialmente scettica, Antonia interpretò queste parole come un pensiero negativo generato dalla sua mente angosciata e decise di non prestarvi attenzione. Tuttavia, il destino stava per manifestarsi in modo drammatico. Pochi giorni dopo, il 7 ottobre, Carlo venne ricoverato d'urgenza all'ospedale Mangiagalli di Monza, dove i medici gli diagnosticarono una leucemia promielocitica M3, una forma aggressiva di cancro che fa proliferare rapidamente le cellule maligne. La notizia della diagnosi fu devastante per Antonia, ma Carlo, nonostante la gravità della sua condizione, mantenne una straordinaria calma e una fede incrollabile. Con una serenità che solo una fede profonda può donare, il ragazzo disse a sua madre: «Il Signore mi ha chiamato. Offro tutte le sofferenze che dovrò patire per il Signore, per il Papa e per la Chiesa intera. Ci sono persone che soffrono molto più di me. Sono felice di morire perché ho vissuto la mia vita senza sprecare neanche un minuto in cose che non piacciono a Dio». Queste parole, pronunciate con convinzione e serenità, riflettono la maturità spirituale e il coraggio di Carlo di fronte alla morte imminente. Accettò il suo destino con una pace interiore che ispirò tutti coloro che lo circondavano. Il 12 ottobre, Carlo Acutis lasciò questa terra, ma le sue ultime parole e la sua fede straordinaria continuano a risuonare nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e oggi lo venerano. Il sogno premonitore di Antonia Salzano si rivelò una vera profezia. San Francesco d'Assisi, apparsole in sogno, aveva avvertito Antonia che suo figlio Carlo sarebbe morto giovane, ma che avrebbe occupato un posto speciale accanto a Dio e sarebbe stato proclamato beato e successivamente santo, confermando così il suo destino divino. Questo sogno profetico non solo predisse la prematura scomparsa di Carlo, ma sottolineò anche il profondo legame spirituale che aveva con San Francesco d'Assisi.
Carlo trovava conforto e ispirazione nei luoghi cari a San Francesco, ritirandosi spesso in essi alla ricerca di pace e silenzio. Questi ritiri spirituali riflettevano il desiderio di Carlo di seguire l'esempio di San Francesco, vivendo una vita semplice e devota. Forse, come suggerisce il sogno, la morte prematura di Carlo e la sua rapida elevazione agli altari del cielo erano state predette da San Francesco come segno del raggiungimento della pace interiore che Carlo aveva sempre cercato. Questa pace, che Carlo ha trovato nella sua fede e devozione, continua a ispirare coloro che seguono il suo esempio di vita cristiana. La connessione tra Carlo e San Francesco era profonda e significativa. Carlo non solo ammirava il santo per il suo impegno verso i poveri e gli emarginati, ma cercava anche di emulare la sua vita di semplicità e servizio. La sua scelta di ritirarsi in preghiera nei luoghi legati a San Francesco simboleggiava il suo desiderio di trovare quella stessa pace interiore e dedizione al servizio degli altri. La profezia di San Francesco, quindi, non solo predisse il destino di Carlo, ma confermò anche il profondo legame spirituale tra i due. Il percorso di Carlo Acutis verso la santità raggiunse il suo culmine il 10 ottobre 2020, quando fu beatificato ad Assisi, una città che occupava un posto speciale nel suo cuore e nella sua spiritualità. Questo evento straordinario segnò il compimento della profezia rivelata a sua madre. La beatificazione di Carlo fu una celebrazione della sua breve ma straordinariamente devota vita, che ha ispirato innumerevoli persone in tutto il mondo. Ora, il 12 ottobre, Carlo sarà ufficialmente riconosciuto come santo, entrando a far parte delle schiere dei santi in paradiso. Durante un'intervista, Antonia Salzano ha condiviso la sua profonda riflessione sulla vita e sulla morte di suo figlio. La sua malattia, la sua morte, la sua breve vita, tutto era parte del piano di Dio. Dio aveva scelto Carlo come esempio per i giovani di questo periodo storico. Le sue parole risuonano di una fede incrollabile e di una profonda comprensione del significato spirituale della vita di Carlo. Antonia vede nel viaggio di suo figlio non solo una tragedia personale, ma anche un disegno divino che ha reso Carlo un simbolo di speranza e di ispirazione. Antonia ha anche rivelato che, dopo la morte di Carlo, ha avuto numerosi sogni in cui suo figlio le appariva spesso accompagnato da altri santi. In questi sogni, Carlo le annunciava eventi futuri e le trasmetteva messaggi di speranza e conforto. Uno di questi sogni riguardava la nascita di gemelli, una profezia che si è avverata quando Antonia ha dato alla luce due bambini pochi anni dopo la morte di Carlo. La madre di Carlo vede la sua missione nel continuare l'eredità spirituale di suo figlio attraverso la Fondazione Carlo Acutis, che promuove progetti in ambito sociale e religioso. Questa fondazione lavora instancabilmente per diffondere il messaggio di amore e fede che Carlo ha incarnato durante la sua vita. La santificazione di Carlo è stata confermata da numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione, tra cui quello di una giovane donna costaricana che si è risvegliata dal coma dopo che sua madre aveva pregato davanti alla tomba di Carlo ad Assisi. Questo miracolo, riconosciuto da Papa Francesco, ha rafforzato la fede della Chiesa nella santità di Carlo e ha consolidato la sua posizione di modello di fede per i giovani di tutto il mondo. Carlo Acutis, un giovane che ha dedicato la sua vita a Dio e alla carità, è ora un raggio di speranza per molti. La sua storia continua a ispirare, ricordandoci che la santità può essere raggiunta attraverso azioni quotidiane di amore e dedizione agli altri. La sua intercessione è un segno potente della presenza di Dio nelle nostre vite e il suo esempio rimane una guida luminosa per tutti coloro che cercano di vivere una vita di fede autentica. La vita di Carlo Acutis è una testimonianza straordinaria del potere trasformativo della fede e dell'amore. La sua devozione a Dio e il suo impegno verso i bisognosi hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e di coloro che sono stati toccati dalla sua storia. La sua beatificazione e imminente canonizzazione sono un riconoscimento del suo impatto duraturo e un invito a seguire il suo esempio di vita cristiana. Per Antonia Salzano, i sogni profetici e le apparizioni di suo figlio sono stati una fonte di conforto e di guida spirituale nel suo percorso di fede.
Questi sogni hanno non solo confermato la santità di Carlo, ma hanno anche rivelato il piano divino che si celava dietro la sua breve ma significativa vita. Attraverso la Fondazione Carlo Acutis, Antonia continua a portare avanti l'eredità spirituale di suo figlio, diffondendo il suo messaggio di amore, fede e servizio. La vicenda di Carlo Acutis ci insegna che la santità non è un privilegio riservato a pochi, ma un invito aperto a tutti. Attraverso le nostre azioni quotidiane, possiamo manifestare l'amore di Dio e fare la differenza nella vita degli altri, proprio come fece Carlo. La sua esistenza e il suo esempio ci spronano a cercare la presenza divina in ogni istante e a dedicarci al servizio degli altri con generosità e passione. Mentre ci avviciniamo alla canonizzazione di Carlo Acutis, la sua storia continua a toccare i cuori di molti, invitandoci a riflettere sul significato della fede, dell'amore e del servizio nella nostra vita. La sua intercessione e il suo esempio ci guidano nel nostro cammino spirituale, ricordandoci che siamo tutti chiamati a vivere una vita santa e a essere testimoni dell'amore di Dio nel mondo. Se ancora non lo hai fatto, lascia una richiesta di intercessione al giovane San Carlo Acutis nei commenti del video, scrivendo anche Amen. Prenditi qualche secondo per chiedere aiuto per qualcosa di veramente importante. Che l'esempio di Carlo Acutis continui a ispirarci a vivere una vita di fede, amore e servizio, e che la sua intercessione ci guidi nel nostro percorso verso la santità. Nel salutarci ti invitiamo ad iscriverti al canale e mettere un mi piace al video. Grazie di cuore.